Eccoci qua, grazie, pace e buonasera a tutti. Allora, come dicevo, il 16, 17 e 18 dicembre, sì, dicembre, settembre, sarò a Catania e il 19 sarò ad Agrigento a vedere tutti i miei vecchi amici di Palma di Montechiaro, del villaggio Mosè, di San Leone, di Comitini, di tutte quelle zone lì. Va bene, comunque poi vi faccio sapere. Gloria a Dio. Ciao Ivan, ciao amico mio. Voglio farvi vedere un video e poi incominciamo a parliamo, ok? Eccoci. Un giorno, un grande condor fu ferito da un cacciatore. Trovato da dei montanari, il condor venne portato in un centro di recupero per animali feriti, dove venne curato, si riprese e si rimise in forza. Dopo alcuni mesi gli operatori del centro decisero che era venuto il momento che il condor fosse liberato e restituito al suo ambiente naturale. Così lo portarono sulla vetta di una grande montagna e aprirono la gabbia. Il maestoso uccello guardava il vuoto davanti a lui e sembrava capire che quello era il suo destino, ma aveva paura. Paura di non riuscire a volare, paura di cadere, paura di essere libero. Cercò di tornare indietro, ma i volontari lo incoraggiavano. «Dai, dai che ce la fai! Appartieni al cielo, non alla terra! Guarda che ali enormi che hai, sei fatto per volare, non per saltellare come un pollo! Non aver paura, spicca il volo e vedrai! Sei stato creato per questo, sei libero, vola!» Finché improvvisamente il grande condor si buttò nel vuoto e cominciò a volare. Libero, maestoso, possente, il meraviglioso volatile si librò alto nel cielo e sparì nella pienezza del suo destino. Ecco, a me è piaciuto tanto, questo l'ho fatto io, l'ho messo insieme io, ma mi è piaciuto tantissimo. Guarda. Questo video mi ricorda una parabola molto ben conosciuta nel Vangelo di Luca, capitolo 10, dal 25 al 36, che dice così. È la famosa parabola del buon samaritano, ok? E dice questo. Allora, ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova Gesù, e disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Allarme, risposta sbagliata, perché non devi fare niente per ereditare. Per ereditare devi solo essere figlio. I figli ereditano e non fanno niente per ereditare. L'ha fatto papà. Comunque, Gesù, chiaramente, riconoscendo il religionismo di questo uomo, risponde in maniera uguale. Dice: «Cosa sta scritto nella legge? Come la leggi?» E quegli rispondendo disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente, fai questo e vivrai». Nota bene che non gli dice: «Fai questo e avrai la vita eterna», fai questo e vivrai. Perché? Perché non basta amare il Signore Dio tuo e amare il tuo prossimo. Devi accettare Gesù Cristo come Messia, come tuo tredunion, come tuo sommo sacerdote, come il Cristo. Altrimenti ciccia, no? Tutti coloro che l'hanno accettato, a loro ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a tutti coloro che hanno creduto nel suo nome. Quindi, per poter ricevere la vita eterna, quindi gli dice, e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, perché il religionismo si vuole sempre giustificare, cosa devo fare? E disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» E Gesù allora rispose e disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali», qui c'è, è meraviglioso, da Gerusalemme a Gerico, vabbè, lasciamo perdere, «come quel condor che viene ferito dai cacciatori», ok? Dei ladroni che, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto.
c'è da predicare per un'ora, ma andiamo avanti. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, è venuto con l'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si ritrovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandosi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Notate bene, quello che fa il buon samaritano non è altro che amare il suo prossimo. E il giorno dopo, prima di partire, prese 2 denari, li diede al locandiere dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi 3 ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: vai e fai anche tu lo stesso. Ok. E questa è la famosa parabola del buon samaritano. Mi ricorda appunto quei volontari che sono andati a prendere, a recuperare il condor ferito, l'hanno portato nel centro, l'hanno rimesso in piedi, hanno avuto misericordia, dopodiché l'hanno liberato un'altra volta. Oh, stasera vorrei parlarvi della vera Chiesa, di quella cosa meravigliosa che è nata nel cuore di Cristo ancora prima che l'orologio del tempo battesse il primo secondo. Apocalisse 13:8 dice: l'agnello è stato immolato fin dalla fondazione, ecballo, che vuol dire praticamente inizio, in questo senso inizio, fin dall'inizio del mondo. L'agnello è stato immolato fin dall'inizio del mondo. In effetti dice prima dell'inizio del mondo. E ecco perché dico che la sposa, la vera Chiesa, è stata nel cuore di Cristo ancora prima che l'orologio del tempo battesse il primo secondo. Prima dell'inizio del mondo l'agnello è stato immolato. Oh, adesso voglio leggervi un estratto dal mio ultimo libro, l'annuncio numero 4, l'Apocalisse riproposta, che sarà disponibile. Mi hanno chiamato adesso una casa editrice dall'Italia, interessante, con delle offerte interessanti, e vedremo un po', ma sarà senz'altro sarà disponibile per il mio viaggio a settembre. L'Apocalisse riproposta, capitolo 21. Di tutti quelli che mi hai dato, non ne ho perso nessuno, disse Yeshua dal trono. I suoi occhi pieni d'amore osservavano la sua sposa con una tenerezza che superava ogni comprensione umana. Il suo affetto eterno per lei si manifestava in ogni sguardo, in ogni sorriso, in ogni gesto. L'angelo parlò ancora. Innumerevoli credenti nel corso dei secoli sono stati forgiati dal fuoco della resurrezione di Elohim e ora fanno parte di questo magnifico corpo. Secoli fa Yeshua parlò con uno dei suoi discepoli e gli disse che avrebbe costruito la sua città su fondamenta così grandi. Una nuova nascita per un uomo nuovo. L'argilla si sarebbe trasformata in oro, la carne in perla, le pietre sarebbero diventate preziose e l'inadeguatezza si sarebbe rivestita di perfezione. Tale è la sposa dell'agnello. Questa città eterna non ha bisogno di tempio perché Elohim è presente. Non c'è bisogno del sole o della luna perché la vera unica fonte di luce risplende in essa giorno e notte. L'agnello è la sua essenza e la sua gloria la sua fonte. Le porte della città sono rimaste aperte fin dal principio e rimarranno aperte per tutta l'eternità perché chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Niente che sia meno che perfetto può entrarvi perché l'impeccabilità non può essere contaminata dal difetto. Questo è il luogo della vita assoluta, della luce assoluta, dell'amore assoluto. Questa è la sposa dell'agnello, concluse l'angelo e scomparve. E questo è ciò a cui nel mio libro, in quello che vi ho appena letto, l'angelo si riferiva. Si riferiva a questo passaggio, Isaia 62:2. Chiaramente non sto parlando dell'angelo nella Bibbia. Nella mia versione riproposta dell'Apocalisse, che è molto rivoluzionaria e che è molto, molto diversa. Okay, quindi si riferiva a questo, Isaia 62:2, parlando di Israele, la sposa profetica del Signore, il profeta Isaia dice: allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria.
sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno indicherà. Sarai chiamata sposa, Gerusalemme, sarai chiamata sposa di Dio, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno indicherà. Il nome Chiesa appare per la prima volta sulla bocca di Gesù in Matteo 16. Matteo 16, da 15 a 18. Gesù chiese ai suoi discepoli: e voi, chi dite che io, il figlio dell'uomo, sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma è il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico che tu sei Pietro, e su questa roccia, quale roccia? La roccia della constatazione che il figlio dell'uomo diventa figlio di Dio attraverso l'opera del Messia. In altre parole, la nuova nascita. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa, e qui è la prima volta che la parola nella scrittura che la parola chiesa appare a conferma di quanto il profeta Isaia aveva detto: sarai chiamata con un nuovo nome. Qual è il nuovo nome? Chiesa. E le porte dell'inferno non la potranno vincere. La sposa di Gesù, la chiesa, la nuova Gerusalemme, l'amata del Signore, è l'insieme di tutti i credenti che hanno fatto la stessa scoperta che ha fatto Pietro. Tutti coloro che hanno mai ricevuto il DNA divino, credendo che Gesù è Cristo, ed è il pontefice tra Dio e l'uomo, l'unico pontefice tra Dio e l'uomo, che il figlio dell'uomo diventa figlio di Dio grazie all'opera messianica dell'Eterno Sommo Sacerdote Gesù Cristo, che l'agnello di Dio toglie effettivamente il peccato dal mondo e dalla tua vita, che Gesù è Dio incarnato, l'unico salvatore di cui c'è bisogno per la nuova nascita. Questa è la sposa di Cristo, della quale devo far parte per poter essere salvato per sempre. Proprio come quel condor nel video, l'uomo viene ferito da un ladro cacciatore che si chiama Satana. Viene soccorso da un buon samaritano che lo porta nel centro di riabilitazione, chiamato Chiesa. Lì viene aiutato e rimesso in forza. Gli insegnano a rialzarsi, gli insegnano a volare di nuovo, gli insegnano che c'è un cielo aperto e meraviglioso, gli insegnano che Dio gli ha dato le ali per raggiungere gli alti cieli del suo destino, gli insegnano che non ci sono limitazioni alla sua abilità di volare. Dopodiché viene portato sulla vetta della rivelazione e viene incoraggiato a volare da solo. Il resto lo conosciamo. Questo è ciò che la vera Chiesa dovrebbe fare: accettare, sanare, riportare in forza, insegnare a volare, incoraggiare e lasciar libero il credente. La vera Chiesa non tiene il credente in gabbia, facendogli credere di aver costantemente bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui. La vera Chiesa lo lascia libero e mette la sua fiducia nel vento dello Spirito Santo, che lo aiuti a volare e a innalzarsi sempre più in alto. Questa è la vera Chiesa. Poi, in qualsiasi modo questa Chiesa si manifesti, ha relativa importanza. In cattedrali con le finestre colorate, in grandi stadi sportivi, in sale da 10.000 membri, in piccoli gruppi intorno a una chitarra o in case con 10 persone o 15. In tutto ciò che conta è la chiave del mandato datoci dal Signore: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. E questa è la chiave della Chiesa. E purtroppo noi abbiamo trasformato una sposa meravigliosa in una specie di robot che fa le stesse cose ogni domenica, ogni venerdì, ogni mercoledì, ogni giovedì, ogni martedì, fa sempre le stesse cose. Le persone si vestono nello stesso modo, si comportano nello stesso modo, praticamente dicono le stesse cose durante quello che noi chiamiamo il culto, in un modo o nell'altro, soprattutto nelle cattedrali, ma anche nelle altre, da tutte le altre parti. L'abbiamo trasformata in un robot, non è più una sposa, non è più un individuo, non è più una cosa meravigliosa che attrae, ma purtroppo è una cosa un po' così così che respinge. E Gesù dice: andate per tutto il mondo
e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Questa è la chiamata, questo è il mandato, questo è lo scopo della Chiesa. Ma noi come l'abbiamo tradotto? L'abbiamo tradotto in diventate missionari, andate in tutto il mondo, no? Diventate missionari, prendete la Bibbia e bastonate la gente a forza di bibbiate in testa finché non dicono che sì, effettivamente devo diventare cristiano. Alleluia. E stasera vorrei proporvi un attimino un modo alla Babbo Mario diverso di vedere questo versetto. Prima di tutto Gesù dice andate. Notate, voce del verbo andare, non restare. Gesù è nel nostro gruppo che dice andate, andate, andate. E noi siamo nelle quattro mura della comunità, diciamo venite, venite, venite. Non restate, andate, uscite, volate, manifestate fuori quello che siete dentro. Cosa ha fatto il condor quando si è buttato giù dal precipizio? Ha manifestato la sua condoranza, la sua natura, dimostrando chi è. Perché? Perché il condor ha un'apertura alare di 3 metri e mezzo, 4 metri, ve ne rendete conto? Tutto quello che deve fare, deve aprire le ali e il vento lo aiuta a volare. È la stessa cosa per il cristiano. Il cristiano è stato creato in modo tale che deve soltanto andare e poi ci pensa lo Spirito Santo. Noi invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un luogo dove diciamo alla gente di venire, 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 venite, venire. Anzi, è proprio quello, purtroppo, tristemente, uno degli scopi principali della Chiesa, è proprio quello di far venire la gente, più gente possibile, in queste quattro mura. Invece di il pastore dovrebbe guardarsi intorno la domenica mattina e dire «Ehi, tu cosa ci fai qui? Vai, vai, vattene, vai a fare qualcosa, no? Cosa fai qui? Vieni a sentire a me parlare, ma ogni domenica ti dico le stesse cose». E non sto dicendo, non fraintendetemi, non sto dicendo che non bisogna insegnare, fare culti, eccetera, eccetera. Senz'altro, perché il condor ferito, l'uomo ferito, il giudeo ferito, aiutato dal buon samaritano, deve in qualche modo rimettersi in piedi, deve in qualche modo ricaricarsi per poter tornare nella vita e tornare a fare quello per cui Dio l'ha creato. Ci andate per tutto. Parola definitivamente inclusiva di tutti. Andate per tutto il mondo. Inclusiva di quelli che ci piacciono o no. Quelli che siano d'accordo con noi o no. Tutto, dalla tua famiglia al tuo luogo di lavoro, da dove ti rechi in vacanza al ristorante dietro l'angolo, dalla scuola dei tuoi figli alla cassiera del supermercato, dai tuoi colleghi all'attendente alla pompa di benzina, all'attendente alla pompa di benzina, tutto. Non pensate mai, assolutamente, non pensate mai che c'è una persona che è irraggiungibile dal Vangelo. Forse è irraggiungibile dalla Chiesa, senz'altro, perché tristemente la Chiesa ha proiettato un'immagine così, perdonatemi, ma rivoltante di Dio, che il mondo non vuole aver niente a che fare con quel Dio lì. Io quanti scrivo delle cose su Facebook e patapam, arrivano, di solito le pietrate mi arrivano in testa dai miei fratelli e sorelle, ma ogni tanto arrivano anche dai non credenti. E io vedo come rispondono e parlano sempre di una chiesa, di una gerarchia, di un culto, di un modo di vestirsi, di un modo di dei ceri, delle liturgie, delle cose. E io vorrei entrare nel telefonino o nel computer e tirarli fuori e dirgli non è quella la Chiesa. Però purtroppo quella è l'immagine che è stata data al mondo. E non solo la Chiesa Cattolica, anche la Chiesa Evangelica. La Chiesa Cattolica vanno in giro vestiti da madre e le chiamano padre.
E poi se, nella gerarchia un po' più alta vanno in giro vestiti da alberi di Natale, no? Li avete visti vestiti da alberi di Natale con la stella in testa? Ma pagliacciate. Invece nella chiesa evangelica vanno in giro con la giacca e la cravatta, perché Gesù regolarmente lui aveva la giacca e la cravatta ogni volta che usciva. Marchio, ma cosa vuoi dire? Che no, non voglio dire che non ti devi mettere la giacca e la cravatta, quello che voglio dire è che non è una divisa, non è una cosa che tu ti devi mettere la domenica mattina, perché altrimenti non sei santo abbastanza o non sei importante abbastanza. Ma vuoi metterti i jeans? Mettiti i jeans. Vuoi metterti la giacca con la cravatta? Mettiti la giacca con la cravatta. Ma non creare un'istituzione, non creare un rito, non creare un qualcosa che diventa un legame. Cosa devo fare per... Quindi andate in tutto il mondo, parola cosmos, che non rappresenta solo il pianeta, sì, ci sono anche quelli che andate in tutto il mondo, ci sono anche quelli che si spostano come me dalla loro terra di nascita a un altro posto. Io sono nato in Italia e sono venuto in Sudafrica, quindi sono andato in tutto il mondo, ma non credo che il significato di mondo in questo mandato sia geografico. Può anche essere, indubbiamente. Lo Spirito Santo ti mette una popolazione, un gruppo, una nazione, una determinata cosa nel cuore e tu vai, vabbè, no, d'accordo. Ma io invece la vedo in un altro modo, come cosmos, la vedo più come società, come ogni aspetto della società, il brutto, il bello, il cattivo, il ricco, il povero, ogni persona con cui vieni in contatto nella tua vita, il tuo mondo nel quale vivi, la tua sfera di influenza, la famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro, i conoscenti. E sì, amore mio, gli ultimi della lista dovrebbero proprio essere gli altri cristiani. Non ci dovrebbe essere bisogno di riimparare a volare ogni domenica. Il mondo non è la comunità. Il mondo è fuori. Io per tanti mesi volevo mettere in fondo al parcheggio di Bosco, noi abbiamo un centro con tre edifici molto grandi, in quello più grande c'è una sala da 1000 posti per la chiesa, e poi c'è in mezzo a questi tre edifici c'è un parcheggio. E io volevo mettere all'entrata del parcheggio un cartello, cioè all'uscita del parcheggio, un cartello che diceva: state per entrare nella vostra missione. Perché? Perché la missione non è nelle quattro mura, la missione è fuori, è nel mondo. È inutile andare nella chiesa con la candela e accendere la candela nella chiesa, perché sono tutti lì con la candela, tutti quanti con la luce. No, la candela la devi portare dove c'è la tenebra, dove c'è il buio, dove ci sono quelli che al lavoro, in ufficio, sull'autobus, in negozio, a scuola, in famiglia. È lì dove portare la candela. E Marchio, ma cos'è la candela? La candela cos'è? Devo predicare? Ah, aspetta che adesso te lo dico. Perché andate in tutto il mondo e predicate. Che russo, che non vuol dire qualcosa che fai di notte mentre dormi, non che russo. Che russo vuol dire, è la parola greca per predicare, ok? E la traduzione letterale, molto letterale, è annunciare. Ecco perché io ho intitolato la mia catena dell'interpretazione del Nuovo Testamento l'annuncio. Perché il Vangelo è un annuncio. È come un banditore pubblico. Vi ricordate gli strilloni? No, non me li ricordo neanche io. Sì, io probabilmente non me li ricordo. Ma quei ragazzini all'angolo della strada con i giornali, che cosa dicevano? Ultime notizie, ultime notizie! Cosa dicevano? Annunciavano un qualcosa che era già successo. Non dicevano, non c'era niente da fare, niente da produrre, niente da meritare, solo qualcosa
da udire. Questo è, questa è la predica. Non c'è, se, vi ricordate in Luca capitolo 2 quando gli angeli appaiono ai pastori e gli dicono: siamo qui per portarvi buone notizie di grande gioia. E quella parola lì è la parola euangelizo cari, che è buone notizie di grande gioia. Quindi siamo venuti per evangelizzarvi con la gioia, siamo venuti per evangelizzarvi. Quindi quello che segue ciò che dice l'angelo ai pastori, siamo venuti per evangelizzarvi, è il Vangelo. E cosa dice l'angelo ai pastori? Oggi a voi, nella città di Betlemme, è nato un Salvatore che si chiama Cristo Gesù. Questo è il Vangelo. Oggi a voi, nella città di Betlemme, è nato un Salvatore che si chiama Cristo Gesù. Ma Marchio, come? Adesso non devono fare la preghiera? No, perché il Vangelo non è una richiesta, è un annuncio. Oggi a voi è nato un Salvatore. Adesso cosa ci fai con quell'annuncio? Sono affari tuoi. La Chiesa invece ha creato un mondo dove tu devi bastonarli finché non prendono la decisione di dire: sì, va bene, mi arrendo, accetto Gesù, basta che te ne vai, accetto Gesù. Erano quelli all'angolo delle strade con i megafoni che bussano alle porte come i testimoni di Geova. Come, ragazzi, ma sì, non lo metto in dubbio, ci sono tanti modi di farlo, ma Gesù ha detto: andate e predicate. Fate questo annuncio che oggi a voi è nato un Salvatore. Ho qualcosa da dirvi. E adesso fate attenzione perché ho qualcosa da dirvi e talvolta potrei anche usare parole. Sì, perché la predica migliore non è fatta con le tue labbra, è fatta con la tua vita. Io ho scritto sulla mia pagina, ci sono 5 Vangeli in realtà: Matteo, Marco, Luca, Giovanni e il Vangelo della tua vita. E il quinto Vangelo probabilmente, nella gran parte dei casi, è l'unico che il mondo intorno a te leggerà. Il Vangelo, le buone notizie della tua vita. Ed ecco perché se c'è qualcosa che Satana riesce a fare attraverso la Chiesa è quello di portare questo senso di tristezza, di pesantezza, di schiavitù, di miseria, di tutti tristi, tutti col corvo sulla spalla. Ca, vieni a ca, vieni in comunità, vieni che stiamo tanto bene noi, vieni a servire il Signore. No, ci sono anche le comunità giuste, dai, ci sono anche quelle buone. Ma quello che sta dicendo Gesù è... Gesù non ha mai detto: vai a dire a tutti come sei cambiato. Ha detto: vai a mostrare agli altri come sei cambiato. Vi ricordate quando ha, per un esempio, quando ha guarito quel lebbroso, cosa gli ha detto? Vai a mostrarti al sommo sacerdote e porta l'offerta che diceva Mosè, chiaramente perché Gesù operava sotto il vecchio da rabbino sotto il Vecchio Testamento. Ma vai a mostrarti, perché? Perché amore mio, se prima eri lebbroso, adesso non lo sei, non hai bisogno di dirmelo. Se prima ti cascava un pezzo di naso e adesso il naso ti è ritornato indietro, non hai bisogno di venirmi a dire: guarda che io sono stato guarito, no. Fammelo vedere, mostramelo, non mi parlare dell'amore di Dio, mostramelo, fammelo vedere, fammelo toccare, fammelo sperimentare, non mi venire a parlare della gioia dello Spirito Santo, non mi venire a parlare di tutte le cose strane, shambakidda rabasondo ramakaya, mostramelo. Quando devi perdonare qualcuno, stammi a sentire, io devo fare un messaggio sul perdono perché... Ragazzi, dopo anni che sto predicando ancora le persone non capiscono cos'è il perdono. Se tu ti aspetti qualcosa in ritorno,
indietro, quello non è il cristianesimo. Il cristianesimo è dare senza aspettarsi niente in cambio. E il perdono fa parte di quello. Tu perdoni. No, ma quello non ha cambiato. Ma chi ti ha detto che deve cambiare? Ma chi te l'ha detto? Paolo dice, perdonatevi gli uni gli altri come Dio in Cristo ha perdonato voi. E come ha perdonato voi? Non chiedendovi niente. Vi ha perdonato e poi vi ha offerto questo perdono. Adesso se lo accettate, ne godrete dei benefici. Se non lo accettate, sono affari vostri. Ma Dio vi ha perdonato. Dio ha perdonato tutti in Cristo. L'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Tutto il mondo in Cristo è stato perdonato. Adesso per poter essere salvati, bisogna accettare quel perdono. Ma non mi venire a dire che hai perdonato qualcuno se ancora nel dietro della tua testa, nella capoccia, deve, quel qualcuno si deve comportare in una particolare maniera perché tu possa effettivamente continuare a perdonarlo. No. Comunque non vi preoccupate, lo faremo un messaggio su quello. Ma vai a mostrare come sei cambiato. Non vai a dire a tutti come sei cambiato. Proprio come Lazzaro, avete notato che Lazzaro non ha detto una parola. Ma cosa vuoi dire? Se prima eri morto, adesso sei vivo, non credo che hai bisogno di dire. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 12. Mentre ero con loro nel mondo, no, eri morto, sei vivo. Uè, più di così. E cosa dovrebbe essere il cristiano? Ero morto, sono vivo. Ero un disgraziato, adesso non lo sono più. Non riuscivo a perdonare, adesso perdono. Ero sempre triste, adesso c'ho la gioia. Non riuscivo mai a stare tranquillo, adesso c'ho la pace. Odiavo tutti, adesso c'ho l'amore. Mostralo, questa è la Chiesa, questo è il predicare il Vangelo. Questo è il predicare il Vangelo. Non è andare in giro a dare le bibbiate in testa alla gente che ha la sfortuna di trovarsi vicino a te. Lazzaro non ha detto una parola. Non ha fatto altro che essere seduto lì e ha detto, ragazzi, ero morto, sono vivo. Vedete voi, probabilmente, quello che mi ha risuscitato, probabilmente è Dio. Fate voi. Quindi, andate in tutto il mondo e predicate che cosa? Il Vangelo. Il Vangelo, la buona notizia. La buona notizia che non dice devi fare, ma dice che è già stato fatto. Per quello, ragazzi, quante tante volte io sento sti apostoli, predicatori, reverendi, ministri da una parte all'altra che dicono, che predicano il Vangelo. Amore mio, quello non è il Vangelo, quella è una lista di cose un attimino diversa dall'Islam o dal Buddismo o dal Cattolicesimo o dai Testimoni di Geova, ma è una lista di cose che devi fare. Il Vangelo non è una lista di cose che devi fare. Il Vangelo è un annuncio di ciò che è già stato fatto. Vai a predicare il Vangelo. La buona notizia. La buona notizia è non devi cambiare, ma devi credere. La buona notizia non è vieni a dare la tua vita a Cristo. Ma chi la vuole la tua vita? No, vieni a ricevere la vita di Cristo in te. Quello è il Vangelo. E noi cosa predichiamo? Venite, poi alla fine del culto, venite a ricevere Cristo, venite a dare la vostra vita a Cristo. No. A ricevere Cristo, sì, a ricevere la vita di Cristo, a ricevere il sacrificio. Venite che Cristo vi uccide e vi fa risorgere. La nuova nascita. È la sua vita di cui hai bisogno. Lui non ha bisogno della tua vita. Tant'è vero che la distrugge, la uccide, la butta via. E poi te ne dà un'altra, la sua, eterna, meravigliosa. Questo è il Vangelo. Andate e predicate il Vangelo in tutto il mondo. Ecco perché non importa in che formato la vera Chiesa si possa manifestare, tanti o pochi, ricca o povera, cattedrali o scantinati, formale o informale, la Chiesa siamo noi nel mondo.
uno per uno nella nostra sfera d'azione, offrendo frutti freschi a un mondo bisognoso di realtà. Qual è il frutto dello Spirito? Perché non sono i frutti dello Spirito, frutto dello Spirito è l'amore, e nell'amore è un po' come un arancio, no? Il frutto dello Spirito è un arancio, in quell'arancio ci sono 8 spicchi. E questi spicchi cosa sono? Gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza, autocontrollo. Offri questo frutto dello Spirito alle persone che sono intorno a te. Ecco come predichi il Vangelo. Non predichi il Vangelo dicendo a uno che non ha assolutamente la minima intenzione di stare ad ascoltare le tue prediche. No, perché allora la Bibbia dice in Deuteronomio, nel libro delle immaginazioni, no, amore mio, no, non interessa a nessuno. Interessa ai cristiani, al pastore, agli anziani, a quelli che probabilmente non hanno nient'altro da fare che continuare a studiare, o a quelli come me che se lo godono, che questo è il mio pane, e ce ne sono tantissimi, non lo mettete in dubbio. Ci sono quelli che invece lo fanno perché lo devono fare. Come ho detto tante volte, se non leggi la Bibbia per un paio di giorni non dovresti sentirti in colpa, dovresti sentirti affamato. Ma l'uomo, il mondo là fuori, non vuole sentire le tue prediche, vuole vedere il tuo carattere. Ed ecco, amore mio, ecco il motivo per il quale la grazia è così importante. Perché finché non capisci che la grazia di Dio si estende a tutti, vai in tutto il mondo, predica tutte le creature, che la grazia di Dio si estende al criminale, al drogato, alla prostituta, al pedofilo, ai politici, non lo so, ma vabbè, ai bugiardi, agli adulteri, agli omicidi, ai rapinatori, finché non capisci che la grazia di Dio è pronta ad accettare tutti, le braccia di Cristo non si sono mai chiuse, le porte della Nuova Gerusalemme resteranno sempre aperte. Perché? Perché chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. No, ma prima devono cambiare? No, devono invocare il nome del Signore. No, ma devono promettere? No, devono invocare il nome del Signore. No, ma devono pagare per quello che hanno fatto? No. Devono invocare il nome del Signore, quello è il Vangelo, è quella la vera Chiesa. E se noi soltanto riuscissimo a capire che la Chiesa siamo noi, il corpo di Cristo, perché ti chiami corpo di Cristo? Perché si chiama il corpo di Cristo? Perché questo è il corpo di Cristo. Cristo ha bisogno delle mie mani, ha bisogno delle mie braccia per abbracciare qualcuno. Cristo ha bisogno del mio portafoglio per aiutare qualcuno. Cristo ha bisogno dei miei occhi per aiutare un cieco. Cristo ha bisogno della mia parola per incoraggiare un depresso. Cristo ha bisogno delle mie spalle perché qualcuno ci possa appoggiare la testa e piangere. Cristo ha bisogno delle mie gambe per poter andare a aiutare qualcuno. Cristo ha bisogno del mio olio e del mio vino e del mio mulo per poterci caricare quella persona ferita da Satana e poterla portare nella casa dove viene rimesso in piedi, viene aiutato, dove gli si insegna che è un volatile che vola nei cieli, non un pollo che razzola nella polvere. E una volta insegnatogli quello, lo si porta sulla cima e lo si lancia. Dove? In Cina? No, in ufficio. In negozio, in fabbrica, sull'autobus, da tutte le parti dove si trova, deve volare sulle ali dello Spirito e portare i frutti di una vita cambiata, una volta per sempre. Che Dio vi benedica, un abbraccio a tutti quanti, ciao!